sì, però in realtà tutto questo di dire quello che era brutto che è successo in Brasile è venuto dopo la mia canzone, perché la mia canzone è uscita dopo tutte queste polemiche, perché ovviamente comunque c'è un tempo di creazione dietro le punte che non si vede. Attenta. Quindi quando io comunque ho registrato la canzone ancora non è successo niente, poi siamo andati a cercare video in Brasile, insomma 2 mesi dopo che è stata questa canzone, è uscita la canzone, è successo un po' di brutte storie, mi dispiace, però purtroppo in questi casi, al contrario di come la pensa la gente, non è la musica a cambiare il mondo, c'è troppa ignoranza, troppa... Però quando una canzone può dare forza a un ragazzo, una cosa particolare, ascoltare parole, no, quello assolutamente, penso, no, a livello personale sicuramente la musica aiuta le persone, però a livello politico, come appunto il Brasile, sicuramente non è Maracanã, non è il paese del football, non esistono canzoni che cambiano il mondo in quel senso, quelle sono cose più grandi di noi. Io ho detto tutto rispettivo per la situazione che fosse andata in Brasile, si respirava un po' già quando siamo andati a girare il video, però come ti dicevo quello è un pre, quindi dicevano che non erano molto contenti perché temevano che succedesse qualcosa e poi in effetti è successo. Mi spiace, io ho cercato di fare comunque una canzone che nonostante parlasse di calcio non fosse stupida, infatti parlo del ragazzino della favela, insomma cioè questione del calcio che è un po' una storia classica. Cosa ne pensi invece del rap in giro, quindi le borse? Ci sta quando è ben fatto, non ci vedo niente male, io vengo da un'altra scuola di pensiero, e anche se fa ridere dirlo perché sono giovanissimo, comunque un'altra generazione di rap, quindi la mia di freestyle, di centri sociali, di dicendo, no? Come in televisione. Però insomma, se uno poi sa fare il fagoglio di rappante, ha vinto Sanremo, ma è bravo a fare il rap di pop, comunque rappava da prima di fare Sanremo, quindi non è che è arrivato lì da un giorno all'altro a scritto un cazzo a tavolino, e poi vinto Sanremo, comunque un background, quindi in questi casi che faccia anche bene, portano un po' il rap a livello. Sì, quindi sul piccolo schermo non ti vedrei. Cioè? Sul piccolo in tipo. Ah, non come concorrente, no. Sono sempre andato ai talent show come guest, ho fatto il salto, però da ospite. Nel mio caso non ha senso fare concorrente ora. Sono un po' dappertutto, un po' prezzemolo quest'estate in sfida, sì, sono un po' dappertutto, sono contento perché questo sarà un esperimento e un momento che nel bene o nel male sarà storico per il pop italiano, è la prima volta che si fa e penso la prima volta che il rap italiano entra nella Rai 1, quindi sono... Sono molto, non dico elettrizzato, però sono curioso. Poi ho fatto le prove, quindi fino al momento in cui non ho sentito gli arrangiamenti dell'orchestra non mi rendo bene conto di cosa si trattava. Adesso sì. Maturo, comunque pieno di contenuti, soprattutto sì, considerando che l'ha scritto 24 anni. E a parer mio è più bello dell'Erba Cattiva, che è musicalmente un po' più maturo, appunto lì è meglio anche dei difficili, produttori diciamo Massi Romani, di Second Roof, che insomma tutti quelli che hanno lavorato alla musica. E sono contento del risultato, è andato molto bene e soprattutto ripeto, dopo il singolo, dopo Maracanã, anche la ristampa ha avuto un bel voto, comunque sta andando bene anche quella, quindi è una doppia vittoria, diciamo, aspettavamo una conferma, la desideravamo tanto, eravamo tutti in ansia, pieni di aspettative per questo disco, perché sai, ne senti tanti che fanno il primo disco e esplodono, poi dal secondo in poi magari non spariscono, però tendono a calare, no? Nel nostro caso il secondo disco è andato meglio del primo. Sono cresciuto io a livello di percezioni, ho allargato con la mia fanbase, è stato il giusto passo non più lungo della gamba che abbiamo fatto, e questo è il percorso giusto da intraprendere Ma guarda, speravo che il calcio rimanesse europeo, ma non volevo la Germania in finale perché non sono fan della Germania, calcisticamente parlando, ci sembra un po' di rivalità. Però a sto punto, voglio dire, non sono fan neanche dell'Argentina, quindi speriamo che mettano 7 gol all'Argentina. Grazie. Ciao. Grazie mille. Ciao.